Non sembra avere influenza. Channeling DVB 2007. Il genere del medium non sembra avere influenza sulla medianità. I grandi medium sono stati indifferentemente uomini e donne. È vero che tra i cosiddetti professionisti sono state più numerose le donne che gli uomini. Ma questo può essere accaduto perché l'uomo, almeno per il passato, ha avuto dinanzi a sé maggiori probabilità di lavoro che non una donna. Nei popoli primitivi gli stregoni sono per lo più uomini, e questo dipende con eguale probabilità dal fatto che la stregoneria è legata a idee di comando e di guida. Nemmeno l'età appare in qualche modo determinante. Come per tutte le attività umane, un canale mantiene le sue facoltà in genere fino ai 65-70 anni. Si sono avuti casi di medium che hanno cessato di essere tali quasi improvvisamente, nell'età adulta. Altre volte la medianità è apparsa in età adulta, fra i 40 e i 50 anni, o addirittura in vecchiaia. È stato notato che spesso gli strumenti tendono all'alcolismo. Anche soggetti di livello morale elevato, come Stanton Moses e Margery, sono caduti in questo vizio. Ma non è una regola, e ci si può domandare se il fatto dipenda dalle facoltà eccezionali di queste persone o dalle loro particolari esperienze di vita che li sottopongono a tensioni psichiche del tutto anormali. Si pensi ai medium di due secoli fa, sperimentati in modo spesso crudele, legati, chiusi in sacchi, costretti ad esami medici imbarazzanti, specialmente per le donne, e quindi portati a cercare un'evasione a cui l'alcol poteva prestarsi facilmente. Commento. Sembra che i canali di insegnamento, quelli destinati a lasciare un segno nell'evoluzione dell'umanità, da quando hanno iniziato a manifestarsi diffusamente, e cioè due secoli fa, abbiano come caratteristica comune la giovanissima età dell'inizio ufficiale della loro attività. In genere 16-17 anni. Stanton Moses, 1839-1892, pastore protestante inglese, è stato un grande mezzo e un autorevole esponente dello spiritualismo scientifico. Produsse una vastissima gamma di fenomeni fisici, apporti, levitazioni, scrittura automatica, voce e scrittura diretta, luci e musica paranormali. Nel 1881 fondò la rivista Light, che diresse fino alla morte, autentica miniera di notizie sulla medianità di quel tempo. Aveva varie guide spirituali che gli dettarono la sua opera fondamentale, Insegnamenti spiritici. A chi scrive sembra che l'entità Imperator, che fu la guida di Stanton Moses, si sia manifestato recentemente attraverso lo strumento del cerchio d'oro. Margery, Stinson Crandon, 1880-1941. Margery è lo pseudonimo di questo grande strumento americano, il cui nome era Mina Stinson, moglie del chirurgo Crandon. Fu studiata dai più importanti ricercatori del tempo, tra cui Prince, Carrington, McDougall, Murphy, Richet, Gellet, Harry Price, che nonostante certe polemiche rimasero convinti della genuinità dei suoi fenomeni, tra i più imponenti dell'intera casistica paranormale. L'impronta del pollice di Walter, il fratello di Margery, morto in un incidente, rimase impressa in un blocco di cera chiuso a chiave in una cassetta. In trance Margery scrisse in cinese antico, come fu confermato dal sinologo Wiemant, chiamato a controllare i fenomeni. Numerosi furono anche i controlli per la voce diretta, la quale si produceva anche se Margery teneva la bocca piena d'acqua per tutta la seduta,
come imposto dagli sperimentatori.